Salve a tutti amici, allora aggiornamenti su I Am God, sulla challenge. Non è successo nulla, io l'ho messo come sfondo del desktop, ho interagito con l'immagine, ma non solo, nel mio canale Telegram ho anche allegato l'immagine e ho detto a tutti: se volete partecipare assieme a me alla challenge, provate. E non è successo quasi nulla a nessuno, c'è una persona che ha detto che ha avuto qualche problema col computer, ora non ho sotto mano che cosa ha scritto, però ha detto no, ma è proprio il mio computer che ha problemi, quindi niente di che, ma si capiva che comunque era qualcosa di inventato, una specie di gioco, e su 4chan succede. Ci sono persone che vanno lì, postano un'esperienza che in realtà non è proprio reale, rilasciano parti di un enigma allo scopo di... ma neanche diventare famosi, che diventi famoso il loro giochino, perché poi non è che pubblicizzano qualcosa, non c'è una motivazione, perché diventare famosi, a quale scopo? Purtroppo non sarà la prima volta, ci sono delle aziende che lanciano delle finte cose, misteri, eccetera, eccetera, solamente allo scopo di promuovere un qualcosa. Ad esempio il mistero di Blair Witch Project, no? Che andava intorno al film, la scomparsa reale di personaggi che poi erano attori ed era per il film. Altre volte ci sono state dei finti misteri per promuovere più che altro appunto un film, ma vedremo sempre più spesso cose del genere. E purtroppo, dico io, perché non si capirà più quando una cosa è reale e quando no, fino a che non si va ad indagare a fondo. Ecco, ad esempio, il totem, quello che era stato ritrovato negli Stati Uniti, no? Vi ricordate, ne avevamo parlato, che sembrava essere stato lasciato lì dagli alieni, e in realtà poi era di un artista che adesso lo sta vendendo e l'ha venduto di brutto, diciamo così, perché grazie a tutta questa esposizione mediatica ci ha fatto veramente i soldi. E niente ragazzi, se volete provare anche voi non vi succederà nulla, ma comunque se lo provate in tantissimi, a qualcuno prima o poi qualcosa al PC succede, ma non è colpa di I Am God, la figura, ecco. Ora aggiornamenti, domani, che è sabato 27 maggio, sarò a Ludicomics a Empoli e alle 13 sarò nella sala incontri per parlare di film horror della evoluzione. Quindi se siete di Empoli e partecipate a Ludicomics e vi fate un giro, sappiate che mi trovate in giro per Empoli in generale per la fiera, e alle 13 alla saletta incontri. E lì porterò con me anche il mio libro Racconti Horror. Sto finendo l'altro, Leggende Italiane, c'è solo una copia, quindi ecco, il primo che arriva se la prende magari, se li volete. E poi mi trovate il giorno dopo, quindi domenica, all'altro comics, a Marina di Grosseto, un mare di comics. E lì mi trovate allo stand di 3D Italia Academy, quindi se volete salutarmi mi trovate lì. Marina di Grosseto, essendo più vicina al Lazio, magari se voi siete del nord del Lazio potete venire tranquillamente, oppure se siete nella parte sud della Toscana o dell'Umbria, insomma non lo so, vedete voi. Se volevate partecipare ad un comics mi trovate. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.